La delocalizzazione del borgo di Santa Maria a Chieti potrebbe essere la soluzione definitiva al problema del dissesto idrogeologico che da anni affligge ormai un intero quartiere e che l'accelerazione della frana nel sottosuolo, con il conseguente sgombero di intere palazzine a rischio crollo, ha reso una priorità emergenziale. Al momento si tratta solo di un progetto a firma della Merlino SRL, ma il trasferimento del quartiere su un'area comunale in zona Tricalle inizia a prendere forma, come spiega il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Si comincia a parlare di delocalizzazione del quartiere, idea che sinceramente a me come sindaco andrebbe bene, perché eviterebbe innanzitutto una diaspora di cittadini che potrebbero trasferirsi in altri comuni circostanti, e poi anche il luogo di questa delocalizzazione, che è ipotizzata quartiere Tricalle, non allontanerebbe di molto questa popolazione necessitante di trovare un'altra strada. Pertanto avremo interlocuzioni anche con la regione per vedere se è possibile accedere a dei fondi che facilitino o possano facilitare questa delocalizzazione. Intanto le 120 famiglie del borgo Santa Maria interessate dalle ordinanze di sgombero sono alle prese con il CAS, il contributo di autonoma sistemazione. Sono stati stanziati per il 2024 750.000 euro dalla regione tramite la protezione civile regionale. Erogati attualmente sono 300.000, una prima tranche che a breve verrà liquidata alle famiglie beneficiarie. Questa è la proposta di variazione di bilancio che è stata liquidata dalla ragioneria, dal settore finanziario del nostro comune, quindi a breve scorreremo la graduatoria e le chiameremo per erogare questi soldi. Accanto a questa cifra ci sono 2 milioni di euro stanziati per opere strutturali importanti per la mitigazione del rischio, che consisteranno in opere di ristrutturazione del viadotto di Viale Gran Sasso, la ristrutturazione di tutta la strada del Viale Gran Sasso fino a Piazza Falcone Borsellino e la costruzione di una paratia nella parte finale di Via Arenazze che aggetta al cosiddetto Fosso Santa Chiara. Oltre a questo, stanziati sempre dalla Regione 600.000 euro, sempre per la mitigazione del rischio, per quelle opere random che serviranno sul territorio per rallentare una frana attiva che si muove a 17 metri di profondità e che purtroppo può aggravarsi. Il nostro primo obiettivo è mettere in sicurezza quest'area e soprattutto preservare l'incolumità dei cittadini.